Ricordo come fosse ora la sera del 22 febbraio, alle soglie dell'avvio del secondo semestre didattico. Insieme al prorettore abbiamo preso quella che allora era una difficile decisione di sospendere immediatamente ogni attività in presenza, fermi nella convinzione di dover tutelare prima di tutti voi. Alcuni numeri che raccontano come abbiamo lottato per non far perdere ai nostri studenti e alle nostre studentesse la loro opportunità di futuro. Circa 800 insegnamenti online su 900, oltre 1000 laureati online. Per il prossimo anno accademico 2021 erogheremo la didattica sia in presenza, laddove auspicabilmente le condizioni di sicurezza lo consentiranno, sia in streaming o tramite videoregistrazione. Lavoreremo di concerto con Ergo e la Regione Emilia-Romagna per consentire agli studenti e alle studentesse bisognosi e meritevoli di poter continuare nei loro studi universitari, venendo incontro a quelle famiglie che saranno messe in difficoltà. Faremo tutto quello che deve fare un'istituzione pubblica per garantire il futuro del Paese che passa inevitabilmente per il presidio degli studi universitari. Ora più che mai la nostra università si sente una comunità che si stringe fortemente attorno ai propri valori fondativi. Un grazie di cuore a tutti voi, studentesse e studenti, dottorande e dottorandi, assegnisti di ricerca, per la vostra collaborazione, per il senso di responsabilità e di fiducia che avete dimostrato e che continuate a dimostrare. E grazie anche per i vostri commoventi messaggi di ringraziamento che arrivano continuamente, dandoci la forza d'animo per resistere e per migliorarci.